Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare gli ammortizzatori posteriori, bisogna sollevare la parte posteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere al sistema di sospensione. Molla i bulloni delle ruote posteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Per cominciare, rimuovi il parafango posteriore. In tal modo ti sarà più facile accedere alle viti superiori di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa un crick, una prolunga e una chiave Torx da 25 per svitare la vite e rimuovere il parafango. Con il crick allenta il braccio dell'ammortizzatore per evitare di fare sforzo sui filetti delle viti quando le sviti. Usa una chiave a bussola con bussola da 16 e prolunga lunga per rimuovere le due viti di fissaggio superiori. Poi usa una chiave inglese da 16 e una chiave a bussola con bussola da 16 per svitare la vite inferiore dell'ammortizzatore. Finisci a mano e togli la vite. Togli il crick. Adesso puoi rimuovere l'ammortizzatore. Assembla e prepara il nuovo ammortizzatore. Inserisci la gomma piuma sul soffietto di protezione. Poi inseriscila nel supporto superiore dell'ammortizzatore. Spalma di grasso la filettatura della barra dell'ammortizzatore. Metti in posizione il dado di bloccaggio. Per il bloccaggio usa una chiave a gomito da 16 e una piccola chiave inglese. Blocca la rotazione della barra usando la chiave inglese. Poi stringi forte il dado con la chiave a gomito. Prima di rimontare, ingrassa, stando attento, le viti di fissaggio. In tal modo i prossimi smontaggi saranno più facili. Posiziona la parte inferiore dell'ammortizzatore e poi la vite di fissaggio inferiore. Stringila. Usa il crick per avvicinare la parte superiore dell'ammortizzatore e mettere in posizione le viti di fissaggio. Avvitare con la chiave a bussola, con prolunga e bussola da 16. Adesso puoi rimuovere il crick. Rimonta il parafango stando attento a rimontare tutte le viti senza stringerle troppo. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Adesso puoi rimontare le ruote. Ingrassa bene le viti. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa.